Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video. Questa volta un altro video review su un mascara. Questa volta un mascara della Prestige ed è questo. Ed è il mascara, ve lo metto dritto, Smoky Eye Definition Mascara. Smoky Eyes Eye Definition Mascara. Allora, io come l'ho visto già dal packaging mi intrigava tantissimo, anche perché mi ricordava, non so se c'è già qualcosa con questo packaging, ma mi ricordava un po' Benefit, insomma, mi ricordava qualcosa. Quindi tra questo ed un altro che aveva lo stesso prezzo, ho preso questo. Questo mascara contiene 13 ml di prodotto per una scadenza di 6 mesi. È appunto della Prestige Cosmetic. Io non so se voi lo trovate come brand nelle vostre profumerie. Comunque, questo è il mascara pagato 9,90, quindi niente di che. E questo è il suo scovolino. È uno scovolino di quelli siliconici, di quelli che a me piacciono tantissimo, ma che purtroppo non vi consiglio vivamente se volete un effetto smoky. Certo, c'è da dire che come mascara semplice, soltanto da applicazione, è un discreto mascara, anche se si trova molto meglio a meno di 9,90. Non lo so, io vi lascio l'applicazione, magari a qualche considerazione finale e voi fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao! Allora, parto con l'applicazione del mascara, ma prima vado a piegare le mie ciglia. Ok, vedete già l'effetto è differente. Prendo il mascara. Ed inizio ad applicare. Questa è un'unica passata, ne faccio una seconda. Questo è l'applicazione mascara applicato con due passate. Vado a fare l'altro occhio e ci vediamo alla fine per uno zoom. Allora, questo è il risultato del mascara con due passate. Vi zoomo ancora un pochino. Questo è il risultato e niente, quindi questo è il risultato del mascara. Di questo mascara qui, che è il mascara Smoky Eye Definition Lashes di Prestige. Allora, che dirvi su questo mascara? Come potete vedere, l'effetto smoky io non lo vedo, o perlomeno l'effetto smoky che immagino io non è assolutamente questo. Costa 9,90 euro, almeno qui dove l'ho preso io, e all'interno ci sono 13 ml di prodotto, lo scovolino con una scadenza di 6 mesi. Lo scovolino è quello siliconico che io adoro e che molte di voi odiate. E un pettinino, io trovo solo che pettina abbastanza decentemente le ciglia. Applica uno strato di mascara, ma comunque questo sm effetto smoky o questo effetto ciglia finte io comunque non lo vedo, anche perché se io voglio usare questo mascara, sto giocando, se io voglio usare questo mascara su uno smoky per esempio, le ciglia non si vedrebbero proprio. Quindi come mascara effetto smoky è assolutamente bocciato e non ve lo consiglio se lo volete per l'effetto smoky. Se volete un mascara qualsiasi che magari vi costi non più di 9,90 euro, non più di 10 euro, questo è un mascara qualsiasi, ecco, appunto. La mia votazione è un 6, non è nemmeno tanto pieno, insomma. Però devo dire la verità, come mascara normale, diciamo che ha un effetto quantomeno decente. Quindi io mi sento di dargli 6 e risicato. E niente, fatemi sapere se l'avete provato, se lo proverete, che cosa ne pensate in base appunto a quello che avete visto. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze!